Siamo a Osteria di Ramandolo in compagnia dello chef Pietro Greco, che ha preparato la faraona ripiena con le ortiche. Esatto, ripiena con le ortiche. Diciamo, la preparazione classica è quella di disossare la faraona, tenere le frattaglie per fare eventualmente un sughetto di carne bianco, e poi il tutto fare una farcia sempre con i ritagli della faraona. E dare una sbollentata ai germogli di ortica e fare tutto un impasto, salarlo, peparlo, un pochettino di uovo eccetera eccetera, e metterlo all'interno, creare questo rotolo di cui uno ho già preparati un tre, e adesso vi faccio vedere l'altro. Ma spiegami una cosa, l'ortica come viene preparata? Beh, l'ortica, occorre avere l'ortica in partenza, viene sbollentata e poi macinata, saltata un attimino con un po' di aglio, un po' di cipolla, un pochettino di burro, e dopo incorporata assieme al resto della carne per creare un rotolo. Quando si taglia è un rotolo omogeneo, E la cottura? Cottura a forno con le varie spezie, un po' di carota, un po' di cipolla, un po' di sedano, e quando si fa tutto il sugo e viene macinato assieme, è creato quella compattezza di sugo che va bene nel servizio. Tempi di cottura? Tempi di cottura siamo sull'ora più o meno, un'ora, ora e mezza, a una temperatura all'inizio su 180-200 gradi, poi lo abbasseremo a 130-140, fare in modo che venga una cottura molto, chiamiamolo parzialmente, a bassa temperatura. Ilenia, tu che ti intendi di vini, con che vini si può abbinare questa pietanza? Uno fa da mangiare, uno fa da bere. Beh, per i bianchisti friulani, un grande bianco friulano, per esempio, un buon vagio bianco del Coglio, quindi dei vini belli, profumati, intensi, perché comunque siamo davanti sia a carne bianca, ma non proprio una cosa non saporita. Oppure per gli amanti del Carso, una bella vitosca, magari un po' macerata sulle bucce. Se no, per chi invece preferisce un rosso, uno schioppettino, un forgiarin, quindi una cosa magari non troppo potente, ma sempre di buon corpo. Allora, intanto, il ripieno lo cerco da adagiare in modo che fra il disosso della carne si crei un qualcosa di tutto omogeneo, in modo che quando sarà il momento di tagliarla non risulteranno dei buchi. Allora, qui poi cominceremo a stringere il tutto e qui abbiamo creato il rotolino. Adesso manca soltanto un attimino una legata, che qua ognuno per comodità o per lavoro giostra a modo suo. Io personalmente faccio questo sistema, che non sarà il migliore, però il più veloce. Dopo, quando sarà tutto pronto, lo metteremo in una teglia, ci metteremo un po' di carote, un po' di sedano, un po' di cipolla, prima una bella rosolatina e dopo la finirà di cottura, come abbiamo detto prima. Buon appetito a tutti!